L'aggiornamento è uscito ieri. Io oggi vi porto l'F-104S Starfighters. Finalmente possiamo utilizzare questi caccia a reazione, gli ultimissimi che sono stati rilasciati, come detto, nell'aggiornamento alla 1.99. Ragazzi, iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti al canale per non perdere nessuno dei miei video quotidiani e inoltre cerchiamo di supportare il canale che cresce a vista d'occhio. Cerchiamo di raggiungere almeno i 500 mi piace per questo video davvero molto molto importante. Se volete provare il gioco completamente gratuito, trovate il link in descrizione. Nella descrizione trovate tra l'altro tutti i link utili, tipo anche pagina Facebook, profilo Instagram per contenuti extra. Andiamo a vedere che l'F-104S si trova esattamente nella colonna dell'F-86 K, quindi il G91YS rimarrà, diciamo, in era 6, si blocca per il momento quella colonna lì. È un peccato perché io stavo sbloccando il G91YS, quindi capirete bene che questa colonna non era stata ancora toccata. Andiamo a vedere in cosa propone l'F-104S. Abbiamo prima di tutto una Gatling 20 mm, un cannone, 750 colpi. Ecco dove è posizionato, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Abbiamo missili aria-aria, Sidewinder AIM 9B per 6. Ovviamente l'aereo può portare un'infinità di armi secondarie. Vedete, basta espandere questa sezione e qui si apre la nuova schermata dove è disponibile tutto l'armamento secondario. Ecco quello che noi andremo ad utilizzare contro bersagli aerei. Non potete essere in errore perché sono divisi per, diciamo, sezione arma multiuso contro bersagli terrestri, eccetera, eccetera. L'aereo è completamente sbloccato. Velocità massima 2387 ad altitudine 15.240, quota massima 16.000, tempo di rotazione 34 secondi, tasso di salita 260 metri al secondo. Spazio di decollo, abbiamo bisogno di 850 metri per poter decollare con il nostro F-104S. Ragazzi, andiamo a vedere qualche clip per dare un'occhiata sia al cannone da 20 sia ai missili, che sono ben 6 clip. Prima di entrare in partita, mi sembra doveroso anche farvi vedere con calma come appare il nostro F-104S. Prima di tutto l'interno del jet, eccolo qui, con tutti i vari indicatori. Vi faccio uno zoom abbastanza importante. Eccolo qui. Vediamo anche esternamente a 360 gradi. L'estetica, non so voi, ma a me fa impazzire. Adesso sentite attentamente il rumore di quando accendiamo i motori per partire. Sentite? Eccoci, ok, questo era il rumore che si avverte appena si decolla. Vediamo anche rapidamente un breve passaggio mentre siamo in aria. E adesso, ragazzi, siamo pronti effettivamente per vedere qualche clip di combattimento con l'F-104S. Aspetta. Fuoco. Beccalo per favore, Lanter, dai, dai, becca Lanter. Quanto odio Lanter, credetemi. Ok. Sai che siamo leggermente veloci per lui. Siamo leggermente veloci. Buono così. Ah, che bello, sono io che do la caccia all'Hunter e non viceversa. Mi ricordo con il G91. Ora sai cosa si prova a non poter fare nulla. Poverino, tra l'altro ne ha. Ne ha fatto una kill però, bravo, complimenti. Finalmente!
Finalmente il mio Gatling. Tac, kill, vai. Hunter, via. Altro che contro il G91. Prova contro questo se ce la fai. MiG-19, vediamo se riusciamo a beccarlo. Ho provato contro un F-100, ma i risultati sono stati abbastanza deludenti, ahimè. Quindi cerchiamo più gloria contro il sovietico, che viene già preso di mira da diversi jet. F-104, andiamo su di lui. Uno contro uno frontale? Ovviamente no. Aspetta. Lo vedo. Sta là. Eccolo. Fuoco. Ne abbiamo ancora uno. Io lo lancerei, tanto peggio di così non può andare. Ne abbiamo ancora uno. Aspetta. Fuoco. Ah. Però dovrei avere una un'opportunità per la Gatling. Stai fermo. Oh. Non stava diventando una cosa facile, eh? Non stava diventando una cosa facile, però ce l'abbiamo fatta in pieno. Laddove non arriva il missile, arriva il cannone di Davy. Ricordatelo. Ma che detto è? Vabbè. Siete passati, vero? Siete passati da qualche parte, solo che con tutta questa... con questi nuvoloni non vedo una mazza. Comunque sono già dietro, dai. Questa è una cosa classica. Uno, capito, va sotto, uno va sopra, non ci si incrocia e poi bisogna tornare indietro. È fantastico. Comunque andiamo verso l'FC. Infatti sono tutti lì. MiG-21, F4, F100. Uno, datemene uno. Scegliete voi quale farmi distruggere. Siamo in una squadra mista, tanto per cambiare. Non l'avrei mai detto, sinceramente. Com'è possibile giocare in una squadra mista? Non capita mai. L'F100 mi sembra propenso nel... anche un F4 e un F4C lì. Comunque direi l'F100 che si sta proponendo in maniera piuttosto chiara. Ti sarebbe piaciuta la kill con... aspetta. Agganciamento. Fuoco. Dai, dammela. Io te ne lancio altri due per sicuro. Lo sapevo. CVD. Fuoco. Ma perché sono l'unico che fa il colpo critico? Ah, una kill per Davy, che bello. E adesso mi prendo anche l'altra. Io c'ho un bel gameplay su come lanciare i missili. Guarda, ne lancio un altro. T'ho mancato, miseria ladra, però. T'ho mancato veramente, No. No. Oh, si è messo in coda. Ma porca di... Mi fate andare contro un MiG-21? Solo una volta. Fatemi provare questa cosa qua. Ne abbiamo proprio uno davanti. MiG-21 contro MiG-21. Ah, ok, partita mista, figurati. Com'è entusiasmante giocare le partite miste. Questo è il boom sonico dei vari jet. Comunque, vediamo un attimo di beccarlo. Entusiasmante sentire i boom sonici. Beh, lui è in difficoltà. Questo l'abbiamo capito tutti. Ha avuto il tempo di fare la virata. Wow. Complimenti. Sovraccarico. Ma lui, guarda, se ne frega altamente a 1000 chilometri. Guarda, come se nulla fosse. Tranne il pilota che ha un mancamento, giustamente. È stato distrutto. Vabbè, dai. Non potevamo
non poteva fare nulla. Io vorrei. Oh boys. Bravo. Sali. C'è l'altro. Vai, c'è l'altro, andiamo sull'altro. Porca miseria. Vai, lanciato. Nel frattempo mi passa quello in fiamme. Ok, c'è qualcuno che continua a spararmi da dietro. Distrutto. Ma chi è che mi sta... Ma è quello di prima, non è ancora morto? Evidentemente no. Andiamo sull'F104 che va sul 21. Mi è stata danneggiata l'ala sinistra. Lievemente, però sempre che è stata danneggiata. Lui brucia. Ok, fa una bruttissima fine. Oh no, l'F100, aiuto. Non l'avevo visto. Da dove cacchio è uscito questo? Questo mi ha un attimo sorpreso. Missile lanciato. Vabbè, dai. Ecco il livello. Nei livelli alti cosa succede? Missili ovunque, praticamente. Non lo fate lanciare anche a me, grazie. Sì, l'ho preso, però mi ha beccato anche un F104S selvatico che è uscito così dal nulla. Cioè, io l'F100 non l'avevo proprio visto, proprio zero. Escono proprio dal nulla. Si teletrasportano, dico io. Porca miseria. Vabbè, non sono abituato a giocare a queste velocità e ci può stare. Per quanto io non sia un giocatore bravo a certi livelli, i caccia a reazione mi mettono sempre in difficoltà. Infatti, le clip sono state registrate non con poco sforzo, devo essere sincero. Durante le varie partite, comunque, ho letto commenti di diversi giocatori che dicevano: ah, diciamo, l'F104S o comunque sia i vari Starfighters che sono stati aggiunti all'interno del gioco non sono tutta questa potenza, anzi, fanno schifo. Ovviamente sono dei commenti che ho letto in maniera rapida e magari si basano su alcune partite che hanno fatto o alcuni combattimenti che hanno vinto contro questi nuovi caccia a reazione. Il mio giudizio, sinceramente, lo lascio in sospeso. Uno, perché come ho detto prima, non sono un grande giocatore di caccia a reazione. E due, perché preferisco prendermi ulteriore tempo per capire effettivamente cosa può dare l'F104S. 104, perché ogni volta 100, 104. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi dei vari Starfighters che sono stati aggiunti nella 1.99. Commentate le unità che vorreste vedere come prossimo gameplay. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!